Grazie. Vieni, aspetta, vieni. Sì, sì, puoi pure iniziare, scusami. Allora, Raffaele, attimo. Ci sei, eh? Ah, vabbè. Vai. Quando vuoi. Buongiorno mister, Carmine Parisi, Perepoggia. Beh, si torna a giocare una settimana. Che settimana è stata per il Foggia dopo la ripresa e come ci arriva appunto la squadra a questa partita col Vicenza? Buongiorno a tutti, ma è stata una settimana di lavoro sicuramente, dove abbiamo cercato un po' di riprendere a livello fisico, a livello tattico, a livello tecnico. I ragazzi hanno risposto bene e ci siamo preparati, poi alla fine è una sosta non lunghissima, alla fine mi sembra di aver visto la squadra in condizione sia fisica che mentale, quindi come sempre c'è l'esame del fine settimana e quindi quello dirà purtroppo quella che sarà la situazione, però ripeto, per quella che è stata la settimana è una settimana che è andata via abbastanza bene, quindi sono soddisfatto. Quanto sta incidendo, se sta incidendo naturalmente, il mercato in corso e quello del lavoro di mister Gallo? E poi chiedo anche se con Tech, il giocatore fin qui ufficializzato in entrata, sarà già disponibile domani. Allora, il mercato durante il campionato è sempre una rottura di scatole, a prescindere che tu faccia movimenti o non faccia movimenti, perché in ogni caso il rispetto del lavoro c'è poco, nel senso che procuratori e altre società non hanno, si muovono e cercano di fare i propri interessi, soprattutto procuratori, perché le altre società poi magari lo siamo anche noi, no? Quindi in questo mi correggo, sicuramente i procuratori non hanno il rispetto, non esiste giorno, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, non esiste giorno, e quindi è un problema, perché se ti capita che qualche ragazzo è poco soddisfatto, trovano situazioni fertili. Per quanto mi riguarda, tanto che c'è stata la partenza di Dursi, che non era inaspettata, era da un po' che se ne parlava, e quindi vabbè, ho già risposto alla tua trasmissione quello che penso. Per quanto riguarda Contec, dovremmo avere il transfert oggi, considerando che è festa, però dovremmo esserci, quindi sì, appena mi arriva il tesseramento sicuramente sarà disponibile, e se succederà nella giornata di oggi sarà a disposizione domani, anche perché si è sempre allenato, quindi è pronto per darci una mano. Buongiorno mister, buongiorno. Terracino, Foggia, Città Aperta. A proposito di cessioni, anche poi insomma, da tutto il tempo, il Malomo, oltre che Dursi, che in parte lei ha risposto già, è contata più la volontà di questi giocatori di andare via, oppure semplicemente non erano più parte di questo progetto tecnico? No, per quanto riguarda Dursi, ci sono state pressioni da parte del Napoli, del Crotone e dello stesso ragazzo, quindi è risultato veramente impossibile trattenerlo. Per quanto riguarda Chierico, idem, Chierico non si è presentato alla ripresa degli allenamenti, quindi un segnale più forte di questo non poteva darlo. E per quanto riguarda Malomo, è andata in automatico, nel senso che Alessandro si è sempre comportato benissimo, ha avuto tanti problemi fisici, e quindi nel momento in cui io non ho una garanzia di un ragazzo che mi è, poi adesso starà benissimo e giocherà sempre, glielo auguro, perché ripeto, si è sempre comportato in maniera impeccabile da professionista, però nella mia testa devo avere la possibilità di poter scegliere un ragazzo per tutte le settimane, poi l'infortunio può succedere a tutti, ma per quella che è la mia esperienza a Foggia questi tre mesi e due giorni, l'ho avuto veramente molto poco a disposizione. Riguardo invece al calcio giocato, che gara sarà quella di domani contro il Vicenza, quali sono le sfide per il Foggia?
la qualità della squadra, la quadratura della squadra che ha trovato, perché nelle ultime partite, parecchie partite, a parte la sconfitta contro il Catanzaro, ha sempre fatto risultato e quindi arrivava da un filotto importante di vittorie. Una squadra che ha caratteristiche di grande gamba, soprattutto nei giocatori davanti, organizzata tatticamente, quindi una partita insidiosa. Poi le partite così come le ultime del girone, prima della sosta, così come la prima, lasciano sempre delle incognite e dei dubbi, perché non sai mai come finisci per quanto riguarda quella di prima di Natale, e non sai come troverai la squadra, perché un conto è allenarli, poi dopo c'è la partita, c'è la pressione della partita, c'è l'avversario, e questo penso sia un incognito di tutti gli allenatori. Prego. Buongiorno. La Fiorentina Gazzetta del Mezzogiorno. C'è stata la sosta, però adesso si riparte con un ciclo di partite molto intenso, ne sono 7 in un mese, tipo la prima settimana di febbraio, incluso la Coppa. Che impronte il corpo può dare in questo mese di gennaio, questa parte iniziale di febbraio, tra campionato e Coppa, per tutti i due obiettivi, visto che è un mese, diciamo, non decisivo, però che può già orientare molto la seconda parte della stagione? Ma noi dobbiamo cercare di dare continuità alla crescita che la squadra ha avuto, e quindi questo è l'aspetto che più mi preme. Abbiamo tante partite in un mese che non mi piace, perché io devo preparare le partite, dobbiamo giocarle, e ogni giorno ci sono voci, chiacchiere, qualcuno addirittura, anzi ne approfitto, Ferrante non può venire a Foggia, così chiudiamo anche questa rottura di palle, scusatemi. Ferrante non può venire a Foggia, Alex è stato un mio giocatore, perché ha già giocato con la Ternana e col Cesena, quindi più di 2 trasferimenti un giocatore non li può fare, così chiudiamo anche questa situazione, così o ci si informa o se no è meglio non parlare. Ferrante, Alexis, che è stato un mio giocatore, a cui voglio bene, a cui è un giocatore che mi piace, che avrei preso volentieri, non può venire, tornare a Foggia, purtroppo, per questa stagione. Così siamo a posto. Per quanto riguarda l'impronta che voglio dare, che vogliamo dare, è quella della continuità, quella della crescita, quella del miglioramento. Siamo arrivati a un punto anche tecnicamente interessante, e per poterlo portare avanti dobbiamo tutti risintonizzarci velocemente su come abbiamo finito, no? Perché è piaciuta a tutti la partita con Latina, è piaciuta a tutti la partita con la Turris, col Catanzaro, quindi dove abbiamo messo più qualità, così come era stato detto in principio, e quello è quello che mi aspetto dalla squadra, è quello che mi aspetto, che richiedo a me stesso nel riuscire a riconfermare quell'idea che ho in testa e che voglio portare avanti. Poi se mi renderò conto che la squadra è regredita, torneremo alla vecchia maniera, più quadrati e più sul pezzo, con meno qualità. Dipenderà chiaramente da quello che mi dirà la squadra. Ci può presentare poi 2 nuovi acquisti? Credo che anche lui sia nell'ordine delle cose, diciamo, possa essere considerato un acquisto. Che tipo di centrali sono? In quale area del campo nella difesa 3 possono essere più idealmente collocati? Ma Conte è un difensore centrale che nasce centrocampista centrale, di buonissima tecnica, buona struttura, molto intelligente, un giocatore che pulisce sempre le giocate, ti dà la possibilità di costruire, di essere pulito nella costruzione. Mentre Christian Rutiens è un braccetto destro sinistro, aggressivo, molto bravo di testa, che ha nell'aggressività la sua caratteristica migliore. Conte può occupare tutte e 3 gli slot della difesa a 3? No, è più un centrale. È più un centrale. Sì, è più un centrale. Mister, adesso si aspetta qualcosa in particolare, immagino, riguardo al centrocampo dell'attacco, per come proseguirà questa lunga scia del mercato fino a 31 gennaio? Mi aspetto qualcosa, sicuramente. Ne stiamo parlando. Gennaio difficile, un mercato difficile. Il mercato degli attaccanti è un mercato ancora più complicato. Adesso gli attaccanti sono tutti bravissimi, bellissimi e costano tantissimo. Man mano che passa la Befana,
qualcosa succederà, qualcosa si abbasserà, le richieste dei giocatori, le richieste delle società. Per quanto riguarda il centrocampo, stiamo guardando di mettere qualche caratteristica diversa. Sicuramente l'obiettivo è quello di non far andare via nessuno prima che non prendiamo qualcuno. Volevo chiederle, a proposito della Francia, se può partire Mutai, e poi volevo chiederle a un altro giocatore, però riguardo al centrocampo, oggi se diciamo resterà, perché un po' si legge il suo nome, sembra uno di quelli in bilico. Volevo capire invece se l'idea del club suo è di trattenerlo, oppure dipenderà poi da una serie di altri fattori che si possono sviluppare nel prossimo. Dipenderà da una serie di fattori che si possono sviluppare. Mutai in questo momento è infortunato e quindi mi riesce anche abbastanza difficile pensare che in questo momento una squadra lo venga a prendere. Detto questo, ne ha ancora per 10 giorni, quindi siamo ancora nel mercato, poi vedremo quella che sarà la sua idea e quella che sarà la nostra idea. Per quanto riguarda Mos, in questo momento fa parte del gruppo, e abbiamo parlato tempo fa io e lui quando non stava giocando, poi dopo ha giocato, ha fatto bene e ci siamo ridati appuntamento tra un pochino, anche perché, ripeto, è un giocatore pronto, su cui che mi fido, e quindi vediamo. Perché se dovessi dare via tutti i giocatori che sono scontenti, dovrei avere una rosa di 11 giocatori e basta, invece non funziona così. Quindi è un messaggio anche per i miei giocatori. Se l'aspettava questa grande riscossa del Piceno, adesso che ha avuto un avvio molto complicato, al di là del 3-0 con cui inizia, contro il Foggia, proprio nella partita d'andata in cui lui non era in panchina, è passato dai pieni play-out a una buona collocazione di zona. Ma vuol dire che il lavoro ha pagato, perché è successa la stessa cosa a noi, quindi vuol dire che se lavori e hai la disponibilità dei tuoi giocatori, possono succedere anche queste cose. L'allenatore è uno studioso, un allenatore bravo, preparato, evidentemente è stato bravo nel capire in che cosa doveva cambiare la squadra e quindi non mi sorprende, perché ha caratteristiche, una squadra che ha delle caratteristiche interessanti per fare bene, lo sta dimostrando. Chiudo con un'ultima domanda, mister. L'anno purtroppo si apre un'altra brutta notizia, come si era chiuso il 2022 in relazione alle settimane scorse a Mihajlovic, questa volta a Bial, un altro grande campione degli anni in cui lei ha giocato in Serie A. Se vuole lasciarci un ricordo di Gianluca Cariani, grazie. Quando hai la fortuna di giocare contro questi campioni ti rimangono in mente, no? Stiamo parlando di un campione assoluto, ed è stato un campione assoluto in campo e anche fuori, nella dignità, così come Siniša Mihajlović, nel combattere la malattia sempre col sorriso, e quindi è una perdita brutta, perché poi quando perdi questi personaggi, a prescindere dal calciatore, no? Perché oramai era tanto tempo che non era più calciatore, però queste icone del nostro sport ti lasciano sempre la mare in bocca. Vialli è stato, io penso, un giocatore straordinario e un uomo con una dignità straordinaria nel lottare con la sua malattia, che purtroppo è bastarda e non lascia mai scampo. Buongiorno. Nello scambio, torniamo al mercato. Attraverso il mercato di gennaio lei proverà a modificare qualcosa, anche dal punto di vista tattico, visto che ha dovuto arrivare tanti giocatori e scegliere un modulo che potesse essere il migliore in quel momento con il materiale umano che aveva a disposizione. Approfitterà di questa occasione per modificare qualcosa? No, come sistema di gioco no. Magari poi capiterà in determinate partite, ma come sistema di gioco no, perché sarebbe bisognerebbe cambiare tanto, troppo. E se questa domanda tu me l'avessi fatta 2 mesi fa, ti avrei detto sì, voglio cambiarne 10-12, no? Poi dopo passa il tempo, la squadra cresce, alleni i giocatori, quindi conosci le caratteristiche, le qualità,
e quindi poi ci sono degli equilibri all'interno dello spogliatoio, e il mercato di gennaio è pericoloso in questo, quindi devi prendere ragazzi a posto, devi prendere ragazzi che sono predisposti a, anche a stare in panchina, perché non è detto che i giocatori che arriveranno giocheranno, se lo devono meritare. Quindi non è che perché è arrivato Conte che adesso abbiamo parlato di difensore centrale e allora Di Pasquale non gioca più, no, assolutamente, o Rizzo non gioca più, no, assolutamente. Rizzo e Leo in questo caso non sono alternative perché erano in difficoltà, Rizzo e Leo sono scelte ponderate che io ho fatto e che considero in quel ruolo in questo momento. Poi nell'esigenza mi possono fare il quinto di sinistra o il quinto di destra, quindi non cambierò, anche perché avrei dovuto cambiare gli esterni, avrei dovuto cambiare troppe cose e non, secondo me non ha senso, e da poco intelligenti andare a toccare troppo in una squadra che in ogni caso è cresciuta molto. Però da questo punto di vista ha fatto un ottimo lavoro nel cercare di adeguare anche dei calciatori tecniche diverse, e quindi hanno dovuto lavorare molto per modificare il loro modo di stare in campo, e quindi magari questa è l'occasione per cercare quelli che hanno le caratteristiche giuste per questo modo. Sai che Schienetti non vuole più giocare trequartista? Proprio a Schienetti. Io vi leggo Schienetti. Ma Schienetti li abbiamo convinti che gli restano. Sì, io leggo anch'io tantissime cose, Petterman, Di Pasquale, Schienetti, però nessuno di questi giocatori mi è venuto a chiedere: mister, io voglio andare via. Neanche Schienetti, che per 6 partite non si è scaldato, è venuto a chiedermi voglio andare via. Quindi questi ragazzi sono dentro al progetto, al campo, dentro la mia testa per essere scelti. Poi nel momento in cui non staranno bene o che non mi daranno quello che mi aspetto, staranno fuori come lo sono stati fuori prima. Però Di Pasquale, Petterman, Schienetti, Peralta, adesso non mi viene in mente, non mi hanno mai chiesto di andare via, quindi così almeno liberiamo le righe dei giornali per altre cose. Un'ultima domanda. Prego. Lei ha parlato di Lursi, che era un po' nell'aria. C'è nell'aria qualcos'altro che la condizionerà nelle scelte degli uomini da mandare in campo, nel senso che se c'è già qualcuno con un mal di pancia cerca di tenerlo da parte, e in questo momento non c'è nessuno che ha questi problemi. In questo momento di particolari mal di pancia non ce ne sono. C'è qualche dolorino, qualche fittina, che però con un po' di busco si può guarire. Io faccio giocare chi è dentro veramente in quello che dobbiamo andare a fare. Se mi rendo conto o mi renderò conto che qualcuno ha la testa troppo in giro, verrà messo da parte, assolutamente. Non in modo definitivo, però fino a che non questo Buscopan non farà effetto. Ultimissima. Prego. Lei è tra quelli che preferisce attendere il momento giusto, anche il 31 di gennaio, o magari sta attendendo per cercare di avere un po' prima i giocatori che servono in questo momento? Prima gli alleni è meglio, se riesce a raggiungere gli obiettivi presto, così magari fra una settimana il nostro mercato è chiuso. Che pace, che bello. E quindi la speranza è quella. Difficile che possa succedere, però la speranza sicuramente è quella. Mi piacerebbe. Doveva essere l'ultima, però mi rifaccio a una affermazione che ha fatto prima. Siccome in passato il Presidente ha detto: abbiamo bisogno prima di vendere per acquistare. Lei invece dice: un attimo, prima di mandare via qualcuno io vorrei stare tranquillo per scegliere il meglio da mandare in campo. Perché mi sono trovato senza attaccanti, e quindi una volta la digli uno schiaffo, la seconda ci penso un attimo, ecco. Quindi per vabbè, ci siamo capiti. L'ultima. Michele Carelli, Mitico Channel, domanda velocissima, una domanda. Volevo sapere se le insidie della partita di domani possono essere associate, possono essere simili a quelle contro il Cerignola. A lei ha dato molto fastidio, ovviamente, la sconfitta. Volevo sapere che nel caso, se ci dovessero essere similitudini,
se possono essere state considerate quelle situazioni che ci furono in quella, in quell'occasione. Non capisco cosa mi stai chiedendo, sinceramente. No, voglio sapere se dovesse essere la stessa partita. Non può essere la stessa partita perché l'avversario è diverso. Quelle insidie le abbiamo avute perché la squadra in quel momento, secondo me, non era al massimo della condizione, era un momento un po' di flessione, e non ci siamo resi conto in quella partita del rischio che stavamo correndo. Qui siamo dopo una sosta e le insidie che troveremo domani sono le insidie di un avversario preparato, allenato bene, che arriva da un periodo dove ha fatto molto bene, ma che arriva dopo la sosta come noi. Quindi le insidie sono della ripresa, come trovi la squadra, soltanto quello. La partita di Cerignola è nella mia testa, nella testa dei giocatori e dentro lo spogliatoio nostro, quindi quella rimane lì. L'ho detto dopo quella sconfitta, l'ho detto che ci farà, ci accompagnerà per tutta la stagione, perché si sono dette troppe cazzate. La squadra ha fatto male e ha perso meritatamente perché ha fatto male, punto. Altre cazzate non esistono. Sono qua. Tornate in mente una curiosità che è un dubbio che volevo lasciare. Prego. Si è parlato molto nei giorni scorsi, sembrava dovesse essere il primo acquisto del Foggia, anche dal Veneto lo davano ormai addirittura da arrivo qui. Ne stiamo parlando. Bjarkason del Venezia. Ne stiamo parlando. Lo capisci, è un obiettivo, le piacerebbe oppure non ha più. No, ne stiamo ancora parlando, c'è stato qualche problema, però è un ragazzo che avevamo attenzionato. E quindi un ragazzo giovane, un ragazzo di grande gamba, di qualità. Quindi ma torniamo. Hai messo piede a Foggia per il momento? No, ho letto anche questo. No? Non si è mai allenato a Foggia. No? Era Ruti a sera, che è arrivato martedì. Sì, può essere martedì. Out solo Vutai. Vutai. Sono Vutai a memoria. La memoria solo avuto sì. Sì. A posto, grazie. A domani.